Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in un nuovissimo video spesa, svuota la spesa Eurospin. È tanto tempo che non ne registro uno perché in realtà è tanto tempo che non vado da Eurospin perché secondo me i prezzi sono aumentati a dismisura, quindi ho un po' variato in questi tempi e insomma, mi sono un po' guardata intorno perché poi alla fine mi pare che stiamo là, i tempi sono quelli che so e purtroppo devo fare caso ai prezzi, penso un po' per tutti, ma io appunto oggi ho fatto una spesa intelligente, ragionata, ho guardato i prezzi, ho valutato e ho scelto quello che appunto potevo acquistare, quello che naturalmente quello che mi serviva, quello che potevo e quello che non potevo, ho fatto così. Ma dopo tutta questa breve premessa, penso che sia un po' per tutti la Credo che stessa storia, iniziamo subito. Allora, ho acquistato un pacco di zucchero, mi sembra che sia 75 centesimi, se non erro. Poi ho acquistato due lattine di tonno così, 75 centesimi perché mi sono fatta un conto appunto. Ho preso 6 di frutte, 49 centesimi. Ho preso questi crostini qua, 95 centesimi, mi piacciono tanto. Vi dico i prezzi che mi ricordo, naturalmente quelli che non mi ricordo non ve li posso dire. Poi ho acquistato, vi faccio vedere le cose grosse. Volevo le patate rosse in questa confezione, ma ultimamente trovo soltanto la rete da quella grande e sinceramente una rete grande non la voglio perché insomma le patate poi si fanno cattive, preferisco una rete piccolina da 2 kg. Allora, vi dicevo appunto, ho preso una retina da 2 kg, 1,5 kg, no, da 2 kg di queste patate classiche che sinceramente non mi sconvolgono, preferisco quelle rosse, ma di quelle rosse piccola così non ne trovo più e trovo soltanto i sacchi grandi. Questa l'ho pagata 1,99 euro per il discorso convenienza, questo è. Poi ho preso una cassa di quest'acqua qui, 1,75 euro, questa è quella che si beve nei fratelli, e poi ho preso pure una cassa di quella mia solita simil Sant'Anna, 1,99 euro. Poi andiamo avanti, ho preso un pacco di crackers, questi salati in superficie. Se qualcuno mi può spiegare questo cazzo, non lo devo dire. Questo bollino, se è come hanno detto della storia senza olio di palma, bla bla bla, spiegatemelo perché non l'ho capita sta questione. Vabbè, comunque questo 1,79 euro. Mi sembra. Poi un succo asce da 1,5 kg, da 1,5 litri, 1,09. Poi uno yogurt Land, questi al bifidus col mix di questa è con croccante alla nocciola, o altrimenti c'è quell'altro con i mirtilli, qualcosa del genere, preferisco questo qua croccante, 99 centesimi. Ho preso poi un couscous così, mi pare 79 centesimi o 75, qui c'è scritto precotto, ma non penso. Vabbè. Poi ho preso un yogurt greco 0%, sempre 99 centesimi. Volevo gli skyr, come cavolo si chiamano, ma non li ho trovati. Ho comprato uno di questi spray anti-zanzara 2,99 euro, che mi metto pure subito perché mi stanno uccidendo. Non so da voi, ma qui sì. Siccome me ne girava una intorno, me lo metto un attimo sulle braccia. Ok, altre frutte. Poi ho comprato una confezione di carote, 99 centesimi, perché alla fine ho pensato che a volte si possono utilizzare per qualche contorno, siccome ho pensato di
rimettermi un attimo a dieta, le posso utilizzare. Poi ho preso delle piadine, 99 centesimi, ultimamente queste qui un po' più piccoline mi sono piaciute di più, mi piacciono molto di più e riesco a farci dei, insomma, se le mangiano un po' tutti, piacciono un po' a tutti e io sono contenta. Ho preso uno di questi quaderni, non so se ve l'avevo fatti vedere, ma ne avevo presi anche altri, sempre con la frutta disegnata, c'era l'arancia, c'era la mora, c'era la pesca, il cocombero, tutte queste cose qua. Siccome ne ho presi 3-4, ne ho preso un altro, sono della Pigna, 99 centesimi, sono molto belli, resistenti. Qua ci sta il disegnino per le cornicette, poi nome, cognome e quant'altro. Vabbè, sono belli, ne ho preso un altro perché insomma sto cominciando a prendere le cose per scuola, le ho prese quasi tutte e insomma ho fatto 5 quaderni a righe di italiano e 5 per matematica. Ho ripreso questo yogurt che per me è più buono di tutti al mondo, yogurt bianco, dolce e cremoso, con latte 100% italiano, è veramente buono. L'ho pagato 2,39 euro, ma sono 8 vasetti, questo mio fratello se lo porta al lavoro, 115 kcal, è vero che questo ha 52 kcal, ma no, questo 87, allora non è neanche tanto calorico, e questo invece 184, vabbè, uno spuntino pomeridiano, uno yogurtino, uno proprio pure magnà. Poi ho preso delle patatine che c'erano all'entrata per i bimbi, 1,39 euro, dopo ci faranno merenda quando si svegliano. Poi ho preso 1,09 euro questo succo 100% ananas, che ho visto che è uno dei migliori succhi ananas, quello all'ace no, ma questo sì. E poi ho preso cubetti di prosciutto cotto per i miei risi, le mie paste insalate, poi ho visto che là dentro già ce l'avevo, vabbè, quello pure, cubetti mi pare 1,79 euro. Poi 1,49 euro affettato di arrosto di tacchino, oggi ho fatto proprio una spesa molto intelligente, 1,49 euro, questo era l'affettato meno che costasse. Un'altra confezione di arrosto di tacchino per piadini e panini. Poi l'altra scatolettina di tonno, 75 centesimi. Due insalate greche, questa tutta completa, 1,79 euro. Un po' per noi, una forse poi la do a mio fratello se la porto a scuola, sì, al lavoro. Appunto, ne ho prese due e le ho fatte tipo schiattare tutte e due in una sola, boh, vabbè. Due, 1,79 euro, sono pure belle grosse. Poi ho voluto prendere questa patata dolce americana che non ho mai preso e sinceramente, se vi dovessi dire, non so neanche quanto è costata, io vedo che ci fanno tanti contorni. Io mo ce voglio qua, la voglio assaggiare. Poi ho preso una bottiglia di olio, questo qui era quello che costava meno, mi sembra 3,99 euro. Non è olio extravergine, ma è olio di oliva composto da di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini. L'ho preso perché alla fine ci devo cucinare e va bene anche questo. Olio contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione, oli ottenuti direttamente dalle olive. Sempre UE, mi sa che c'è scritto qua. Vabbè, però ci devo cucinare, quindi va bene così. Devo sbrigare che sta pure mio fratello, non mi paga più niente. Poi avevo preso il latte senza lattosio, ma allo stesso motivo l'ho posato. E ho costato questo a 95 centesimi, parzialmente scremato. C'è scritto dura più a lungo, 95 centesimi, e scade infatti il 6 settembre.
E va bene così per il momento perché non posso fare altrimenti. Poi ho comprato una confezione di filetti di sgombro all'olio d'oliva al 34%, 2,39 euro, ma sono 250 grammi di prodotto. Di solito prendo le lattine, ma ultimamente non mi stanno piacendo perché c'è una pelle dietro. Questo non ce la dovrebbe avere e quindi ho acquistato questo che ci farò due o tre pasti. Quindi ho trovato pure i pasti quelli proprio dietetici nel banco frigo, ma oggi non li potevo acquistare. Un meloncino circa 2 euro e un cocomerino sempre circa 2 euro. Un secondo. Bene ragazzi, la mia spesa Eurospin termina qui. Spero che sia stata abbastanza una spesa intelligente. Io vi saluto. Ci vediamo in un prossimo video, vi mando un bacio, iscrivetevi al canale e lasciate un bel pollice. Ciao!